Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti alla Giochirina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, quest'oggi con le reaction ritorniamo un pochettino in tema videogames. Perché? Perché 5 giorni fa ragazzi è stato pubblicato un nuovo trailer, nello specifico uno story trailer di Silent Hill 2 Remake. E ovviamente io sono parecchio curiosa ragazzi, come credo la maggior parte di voi in effetti. Perché si tratta ragazzi del remake di un gioco che effettivamente comunque ha fatto un pochettino la storia dei giochi horror principalmente e dei giochi in generale. Io non sono una fan, non sono mai stata perlomeno una fan ragazzi dei giochi horror, è una cosa che è subentrata nella mia vita un po' tardi direi, quindi questo gioco non lo avevo mai giocato prima di giocarlo una sola volta in live su sito Viola quando facevo appunto ragazzi le streaming, quindi l'ho giocato una volta sola. Devo dire che comunque un gioco che mi ha colpito molto. Avevo giocato anche Silent Hill 1, il primo Silent Hill. Devo dire che sono stati giochi che comunque appunto mi sono rimasti abbastanza impressi, soprattutto il secondo, perché comunque ragazzi quella di Silent Hill è sempre stata un'atmosfera che ha coinvolto in un modo o nell'altro sempre i videogiocatori. Infatti io avevo sempre tanto sentito parlare soprattutto di Silent Hill 2. Gli altri capitoli non li conosco, quelli che sono venuti dopo non so neanche se effettivamente quelli successivi ragazzi siano fra i preferiti dei videogiocatori che amano questa saga, ma io credo solitamente di aver sentito parlare i videogiocatori che amano Silent Hill ragazzi di Silent Hill 2 come quello, non so, un po' più importante diciamo così fra i vari Silent Hill. E quindi quando è stato annunciato questo remake i videogiocatori sono tutti un pochettino andati fuori di testa effettivamente. Lo ero anch'io, perché comunque avevo da poco, mi sembra, finito tra l'altro appunto la serie su Silent Hill 2, quindi avevo ancora fresca nella mia memoria quell'esperienza che, come vi dicevo poc'anzi ragazzi, mi è rimasta parecchio impressa. Perché? Perché comunque, volente o nolente ragazzi, i capitoli su Silent Hill sono sempre stati capaci di avere appunto un'atmosfera tutta loro, secondo me. Resident Evil già è un pochettino diverso, lo era perlomeno, parliamo comunque ragazzi di giochi di un po' di anni fa. Infatti Silent Hill 2 era stato pubblicato inizialmente, se non erro, su PS2, quindi comunque ragazzi una volta ancora si impegnavano per cercare comunque di inserire in un videogame qualcosa che lo distinguesse forse un pochettino dagli altri. Oggi ragazzi i videogame che giochiamo non dico siano tutti uguali, perché ovviamente non è così, però molti si rassomigliano per quanto riguarda meccaniche, per quanto riguarda ambientazioni, atmosfere, gameplay e tutto il resto appresso. Ovviamente come sempre Robin era qui che si faceva i fattacci suoi, che dormiva in santa pace, e poi pensa, vieni qua a rompermi le palle che stai qui a chiacchierare, ovviamente. Quindi dicevo, i videogiochi di oggi, ragazzi, ok, c'era per riferirmi comunque al fatto che ad esempio Silent Hill in un modo o nell'altro si distingueva un pochettino da ad esempio Resident Evil, che rappresentava un'icona anche, no, per quanto riguarda i giochi horror. Ma Silent Hill appunto c'aveva ragazzi quel qualcosa in più di psicologico direi, che comunque riusciva a terrorizzare letteralmente i videogiocatori. Ha terrorizzato me ragazzi che l'ho giocato, che comunque ero già grande, magari molti di voi invece lo avevano giocato quando erano un po' più piccoli, per dire. Quindi ha terrorizzato me che ero già più grande, comunque ero in live, quindi è diverso che giocarlo da soli, con le distrazioni del caso ovviamente. Quindi quando ragazzi si gioca in live o comunque si gioca per registrare gameplay, il coinvolgimento non c'è proprio al 100%, soprattutto in live, perché ovviamente le distrazioni ci sono. Però a prescindere da questo, Silent Hill 2 mi aveva coinvolto tanto ragazzi, anche dal punto di vista della storia che come ricordo mi dicevate voi ragazzi era sicuramente quello magari
pensato dal punto di vista narrativo, quello un pochettino più serio, forse maturo, non lo so, dal punto di vista appunto del contenuto della storia. Infatti, cioè, poi mi sono ritrovata d'accordo su questo, perché comunque coinvolgimento, ragazzi, a go-go. E quindi qua ci parla di story trailer. Ovviamente, ragazzi, l'ho giocato tipo, io penso ormai 2 se non 3 anni fa, e quindi l'ho giocato una volta sola, purtroppo non ho chissà che memoria al riguardo, però in ogni caso questo remake mi incuriosisce non poco, anche se comunque tempo fa avevano pubblicato, se non sbaglio, un trailer che avevo anche guardato, che aveva suscitato non poco malcontento, come al solito, non poca polemica, ecco, fra i videogiocatori, perché la grafica, questo ragazzi l'avevo notato anche io, che sapete non do tutta questa grande importanza alla grafica, però da quello che si vedeva dal trailer, ragazzi, la grafica non sembrava essere tutta questa gran cosa, e giustamente tu comunque me lo vuoi far uscire su console di nuova generazione, su PS5, ovviamente magari i videogiocatori si aspettano un prodotto che sia un minimo più elaborato, quindi non lo so, ragazzi, non lo so sinceramente, sono incuriosita, spero che, essendo un remake di questo gioco, davvero che si impegnino al massimo, che non facciano cagate, perché cioè i videogiocatori potrebbero rimanerci male non poco, soprattutto per quelli che lo compreranno al lancio. Se ve lo steste chiedendo, non so se lo comprerò al lancio, è molto probabile, però sono ancora un pochettino perplessa effettivamente. Quindi ragazzi, come sempre ho ciarlato tantissimo, non perdiamo più tempo, dura 3 minuti e mezzo, temo, suppongo sia solo in inglese, ragazzi, però poco importa, andiamo a guardarci questo trailer. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Okay, questa sì. Era un personaggio, se non sbaglio. You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. Questo è inizio game. In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Just put the gun to their head. You can't just kill someone because the way they looked at you. You should see your face, too. Okay. Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? This place is different from what I remember. I don't think she's here anymore. This whole town. Might be best if you just get out of here. Yeah, you're right. You said you took everything. But you forgot that videotape we made. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. How do you know about Mary? You see it too? For me, it's always like this. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real.
Fermi, ragazzi, fermi. Ok, porca paletta, esce a ottobre, l'8 ottobre, oh mio Dio, non ricordo se era già stata annunciata la data di uscita, fatto sta che ormai, ragazzi, fra poco meno di 2 mesi sarà pubblico. Che dire, volevo vedere se c'era qualche altra scena alla fine, no, ovviamente no. Ragazzi, devo essere sincera, mi è piaciuto quello che ho visto, dal punto di vista grafico, quindi visivo, mi sembra che comunque non sia male, cioè non sia male o non sia brutto, tra virgolette, come quello che avevamo visto in precedenza. Anzi, devo dire che, ripeto, mi è piaciuto quello che ho visto. Ci hanno fatto vedere un paio di momentini del gameplay dove c'era lui tipo con una sbarra di ferro, comunque un paio di momenti in cui la visuale appunto in terza persona, quindi ci fanno capire che si è in game. Devo dire, ragazzi, che mi ha convinto sinceramente parlando. Ci hanno fatto vedere un pochettino i personaggi appunto che incontreremo, cioè appunto il tipo col cappellino, la maglia a righe, se non sbaglio era vestito uguale, poi la bimba, l'altra ragazza, quella con i capelli insomma a caschetto, e appunto questa tizia con i capelli biondi. Sì, la ricordo, se non sbaglio i personaggi sono praticamente identici, poi correggetemi ragazzi, io ovviamente vi ripeto, l'ho giocato solo una volta, non ricordo molto bene, anche per quanto riguarda i vestiti adesso non sono sicura al 100%, in ogni caso l'aspetto dei personaggi è giustamente molto simile a quelli dell'originale, e devo dire che anche lui, il suo aspetto, mi piace, ragazzi. Cioè, mi ha convinto tutto, mi ha convinto la musica, mi hanno convinto i personaggi, l'aspetto dei personaggi, il fatto che appunto ci sia, insomma, sta benedetta cassetta che si vede ovviamente con tutto questo effetto un po' retro, no, come si vedevano, ragazzi, le videocassette di una volta, l'atmosfera, perché ci hanno fatto vedere un paio di momenti in cui appunto l'atmosfera è viva, cioè l'atmosfera horror ovviamente mi riferisco, e mi sembra davvero che rispecchi parecchio quello che era il gioco originale. Quindi, che dire, ragazzi, approvatissimo questo trailer, mi dà tanta speranza, devo dire, e ovviamente ci tengo tantissimo a sapere anche qual è stato il vostro parere, quali sono state le vostre sensazioni riguardo questo trailer, ragazzi, se questo trailer appunto ha ridonato un pochettino di speranza anche a voi, speranze che erano state un pochettino spente appunto da quello che era stato visto in precedenza. Però, ragazzi, wow, quindi 8 ottobre in arrivo, a questo punto delle cose, credo che lo prenoterò. Vi avevo detto un attimo prima di guardare il trailer, non so se lo comprerò al lancio, però è molto probabile di sì, molto probabile di sì, e magari sì, mi piacerebbe farci una serie qua sul canale, però questo, ragazzi, ovviamente si vedrà più avanti, ma sono contenta e soddisfatta di quello che abbiamo guardato, per cui come sempre, ragazzi, vi rinnovo l'invito a lasciare un bel like se la reaction vi è piaciuta e un commento qua sotto, fatemi sapere il più possibile, ragazzi, veramente cosa ne pensate di questo trailer. Quindi questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!